Ciao ragazzi, mi chiamo Fabio Brunello e sono un motion designer e 3D artist. In questa piccola serie di tutorial volevo introdurre un po' il software Cinema 4D e in particolare un focus su Octane Render. Il primo di questi riguarda il composite material di Octane e andremo nel dettaglio a ricreare questa scritta. È un materiale molto semplice da fare, perché la mia idea era quella proprio di partire da qualcosa di semplice per poi gradualmente arrivare a cose più complesse. Per realizzarlo ho utilizzato tutte le risorse gratuite dalla rete che adesso vi faccio vedere e di cui troverete anche il link in descrizione. Allora, partiamo dalla texture della roughness che ho utilizzato. Su cgbookcase.com trovate la sezione free PBR texture. E sono tutte texture decisamente di buona qualità e arrivano fino a 4K di risoluzione. E nel dettaglio io mi sono avvalso della texture roughness che trovate qui, di questo Scratched Painted Metal 01. Potete scaricarla gratuitamente da qua. Mentre per quanto riguarda le imperfezioni della superficie del piano che avete visto, ho utilizzato questa texture che trovate su DeviantArt, anche qui scaricabile gratuitamente, così come l'HDR che ho utilizzato per l'illuminazione, che fa parte di questo pacchetto, anche questo scaricabile gratuitamente. Per finire, la maschera che ho utilizzato per creare la scritta è realizzata con questo font, anch'esso gratuito, ma ovviamente solo per utilizzo personale, scaricabile da dafont.com. Ok. Veniamo a noi. Allora, vedremo come impostare questo documento. Creiamo un nuovo file. Ok, e io lo salvo subito nei miei progetti. Sovrascrivo, voi ovviamente partirete da un file vuoto. Ok, possiamo resettare Octane e ripartire da questa scena ovviamente vuota. Allora, impostiamo subito le varie opzioni di Octane. Partiamo dai settaggi. Io utilizzo path tracing per le immagini fotorealistiche. Ovviamente i samples sono esagerati, basteranno 100 per il nostro progetto. Direi un 10, anzi sì, un 10 di 10-10 dovrebbe bastare per la diffuse e la specular. Il resto può rimanere com'è. Andiamo adesso a creare una camera di Octane, e nel tag su Camera Imager attiviamo Camera Imager e attiviamo il denoiser, lo spectral denoiser. Ok, inoltre per quanto riguarda il response, di solito io mi affido al linear come profilo, che però prevede il fatto di spostare la gamma da 1 a 2, altrimenti le immagini risulterebbero troppo scure. Per il resto direi che ci siamo. Load pixel magari lo mettiamo a 0,5, che è meglio. Ok, creiamo ancora l'HDR environment, sempre di Octane, e andiamo a inserire qui su texture l'HDR scaricato da DeviantArt in quel pacchetto, ed ecco qui che lo visualizziamo. A questo punto non ci resta che creare un piano, va benissimo quadrato, visto che la nostra texture è quadrata, e poi andiamo a creare un materiale composite di Octane, ok, che possiamo chiamare Black Gold.
Ok, il materiale lo possiamo già applicare al piano in modo da poi vedere in tempo reale nella live viewer di Octane il risultato. Allora, vi faccio subito vedere la texture che ho creato in Photoshop con la scritta. È un semplice file nero di 2048x2048 pixel con la scritta in bianco al centro che ci farà da luma mask, diciamo. Adesso vedremo come utilizzarlo. Allora, andiamo a editare il nostro materiale. Quindi basta selezionarlo e andare su Node Editor. Allora, questo materiale ci permette di creare all'interno dell'editor più materiali che vanno mixati tra loro attraverso maschere o filtri. Allora, materiale 1, Add Material, ossia aggiungi. E così abbiamo creato il primo materiale. Torniamo qui e andiamo ad aggiungere già anche il secondo. Ok, ricordiamo che avremo un materiale nero per il fondo e un materiale pseudo dorato, diciamo, per la scritta. Su entrambi i materiali io lavorerei invece che sulla tipologia glossy, su quella universal, che è quella più diffusa, anche nel caso in cui voi in futuro troviate texture e materiali PBR già pronti online, vedrete che la suddivisione e la nomenclatura delle texture si rispecchia perfettamente con quella dello Universal Material, cioè l'albedo, lo specular, eccetera. Ok, a questo proposito attiviamo il Metallic su tutti e due, poiché i nostri materiali sono metallici entrambi. Proprio su Metallic andiamo a impostare a 1 la specular map. Scusate. Allora, cominciamo con il primo materiale, l'albedo. L'albedo sarebbe poi il colore. Il primo materiale è il nero, quindi possiamo spostarci sul nero oppure forse tenere magari un 5% di bianco. Viene un grigio molto scuro, quasi un nero. Mentre per il gold, il nostro materiale dorato, possiamo muoverci su 40 gradi, 60% e 60%. Poi chiaramente ognuno di voi potrà fare le sue regolazioni. Questa è un'impostazione di base che io ho messo. Iniziamo a inserire la prima texture, quella della roughness. Quella della roughness la utilizzeremo sia per il materiale dorato che per il nero, quindi possiamo linkarla ad entrambi i materiali. Un'unica texture sarà condivisa tra i due materiali. All'interno del nodo texture riempiamo con il materiale scaricato dal primo sito che vi ho fatto vedere. Ok, e andiamo subito ad aggiungere un'altra image texture, che è quella delle imperfezioni che utilizzeremo sul piano nella bump. Andiamo qui e selezioniamo gli scratch texture. Ok, di default, essendo bianco su nero, invece di venire concave i graffi, come potrete vedere qui, vengono convessi, vedete? Quindi bisogna invertire la texture semplicemente cliccando sul nodo e andando a cliccare invert. Ok, a questo punto vedete che invece sono diventati incavi. Perfetto. Fatto questo, possiamo andare ancora nel gold e nella sheen layer, aumentare lo sheen a 1. Questo fa sì che i contorni, nel momento in cui ricevono la luce, siano molto più brillanti. Ok? Cominciamo a vedere il risultato ottenuto in questo momento. Allora, vedete, abbiamo questa superficie. Allora, magari per creare un po' più di movimento potremmo sulla texture dei graffi e delle imperfezioni ruotare leggermente l'origine, e quindi aggiungiamo un UV transform, ok,
e sulla rotazione di Z magari andiamo a impostare un 45 gradi, così abbiamo un po' di movimento in più. E finalmente adesso, come vedrete non si vede ancora nulla, possiamo andare a inserire la nostra maschera creata in Photoshop, quella nera da 2048 pixel. Quindi andiamo a linkare a mask tra i due materiali e inseriamo nel file la nostra maschera PSD. È molto comodo utilizzare il PSD direttamente, perché una volta creato questo rig, chiamiamolo così, di questo materiale, poi sarà sufficiente andare in Photoshop a editare la scritta per poterlo cambiare al volo. E andiamo a vedere il risultato. Ecco qua che la nostra scritta inizia a comparire. Quello che vogliamo ancora realizzare però è un leggero bordo in rilievo sui contorni della scritta, come se ci fosse una superficie materica proprio, quasi come una pennellata, direi. Quindi possiamo ancora andare ad aggiungere un nodo di displacement. Vedete che c'è la voce displacement, si attiva direttamente da questo tab Add Displacement. Vedete, crea un nodo nuovo che andiamo a linkare allo stesso materiale fatto in Photoshop. Dobbiamo soltanto impostare alcune cose. Intanto lo spessore, di default lui da 10, ma come vedrete è una cosa ingestibile. In realtà questo è un piccolissimo rilievo, quindi basterà un punto 15, 0,15 cm più che sufficiente. E il livello di dettaglio, visto che la nostra texture era 2048x2048, sarà lo stesso. Andiamo ancora ad aggiungere un filter Gaussian A1. Questo fa sì che si arrotondino un pochino i bordi. Ed ecco che, come vedete, si sono creati questi contorni leggermente sopraelevati. Allora, quello che possiamo fare adesso ancora per migliorare un po' la scena in generale è ruotare un po' l'HDR per illuminare meglio le parti ed evidenziare, diciamo, la parte dorata. Quindi andiamo sulla rotazione X dell'HDR e vedete che utilizzandone una parte più luminosa l'effetto cambia subito ed è più piacevole. Allora, quello che vorrei ancora fare è alleggerire un po' questi graffi della superficie, che così sono sicuramente esagerati, e poi andare a creare magari delle sporcature quasi da pennellata sulla superficie della scritta. Adesso vediamo come farlo. Torniamo sul nostro materiale, il Node Editor, e vediamo un po' come risolvere. Allora, per quanto riguarda i graffi, basterà agire sulla power e mettere un valore basso, tipo 0.25, 0.25, sì, direi che va già meglio. Direi che va meglio, proviamo a abbassarlo ulteriormente, vediamo 15. Ecco, ok, direi che 15 è una buona, è un buon compromesso. Ok. Mentre per creare un po' di movimento sulla superficie della scritta potremmo utilizzare la stessa texture che abbiamo usato per la roughness e quindi andarla a collegare sulla bump. Ok, che di per sé, ecco, vedete che ha subito creato queste increspature che adesso in questo momento direi sono un po' esagerate. Quindi possiamo aggiungere un nodo di color correction tra la texture e il bump, automaticamente viene linkato in modo corretto. E andiamo ad agire sulla brightness abbassandola a 0.5. Ok, ecco, così direi che ci siamo. E questo potrebbe essere un buon compromesso, un buon risultato finale per questo primo tutorial. Grazie per aver guardato il tutorial e alla prossima.